Buon pomeriggio a tutte e tutti. Sono felice e soprattutto onorato di presentare questo dibattito che offrirà spunti interessanti per il futuro della nostra città e della nostra comunità. Tanti spunti sono già emersi in questi giorni durante questa festa iniziata venerdì e che non vedeva la luce a Taranto da ben 4 anni. E se oggi siamo qui e abbiamo organizzato questa festa dell'unità provinciale a Taranto, lo dobbiamo a tutte quelle volontarie e quei volontari che si sono cimentati da diversi mesi e sono lì dietro le quinte a risolvere i problemi per la buona riuscita della festa. È a loro che va il nostro ringraziamento. Grazie davvero, perché abbiamo dimostrato di essere un partito vero, un partito unito, un partito che ha un grande spirito, ed è quello spirito che ci dà la forza di fare attività politica dove non è facile, perché il nostro è un territorio difficile. Arrivando qui si nota un qualcosa di grande, la grande fabbrica, il mostro, e molti vanno via. Però c'è chi resta qui, c'è chi vuole restare per vedere cambiare il futuro di questo territorio. E ci sono tante ragazze e tanti ragazzi, molti sono anche qui in piazza oggi, che vogliono gettare qui le basi del proprio futuro, che vogliono avere qui una casa, vogliono avere qui una famiglia, vogliono costruire qui le condizioni per un lavoro dignitoso e sicuro. E lo fanno anche perché amano questa terra e soprattutto la amano nel bene e nel male, la amano con tutta la fatica e la amano con il cuore. Ed è con queste premesse sui giovani e sul futuro di Taranto che cedo la parola al padrone di casa, al sindaco di Taranto, il sindaco di questa città, il presidente della provincia, Rinaldo Melucci. Grazie Francesco, benvenuti a tutti, benvenuti alla segretaria, buonasera. Devo dirvi che negli ultimi mesi con Elli abbiamo discusso tanto di Taranto. Io voglio dire ad Elli, come vedi qui a settembre noi andiamo ancora al mare. Per avere una piazza piena, interessata, consapevole, vuol dire che c'è ancora vita dentro questo partito nonostante quello che alcuni raccontano. E devo anche dirti, cara Elli, lo dico spesso quando ci incontriamo in pubblico, che questa è una vera trincea per fare politica dentro al partito, perché certe cose dette qui hanno un significato un po' diverso, hanno un peso un po' diverso, perché si portano dietro vite, storie, ferite, malattie, e quindi quando fai politica qua devi essere un po' più serio che altrove, devi essere un po' meno leggero che altrove. Francesco parlava dei giovani, ora io credo che i giovani, se li interroghiamo, già non abbiamo lo stesso linguaggio, a volte non usiamo gli stessi strumenti, ma se li interroghiamo si perdono già al nome del partito, cioè sono meno interessati al brand, sono meno interessati allo schema che le storie dei partiti si portano dietro, sono meno interessati alla governance, alla nomenclatura dei partiti, quella su cui noi ci scanniamo tutti i giorni, lo possiamo dire, sì, anche sui territori, anche dove governiamo, lo possiamo dire, Elli lo sa, sta facendo qualunque cosa per provare a dare un equilibrio solido a questo partito. I giovani sono interessati a un'altra cosa, i giovani hanno concretezza, vogliono sapere la mia vita come cambia domani se affido le mie sorti a te. Perché dovrei affidare le mie sorti a Elli piuttosto che a qualcun altro? E i giovani poi hanno un'altra cosa che alcuni di noi col tempo chiaramente smarriscono, si erode, è la natura delle cose. Hanno una propensione al rischio più alta, perché immaginano di avere più vita davanti a sé. Avendo più vita davanti a sé, quando gli proponi una cosa difficile, i giovani ci stanno, i giovani ci credono, si mettono al lavoro. Allora, se noi non vogliamo essere, non ho l'ambizione di dare la linea a nessuno che guida oggi il partito, tantomeno ad Elli che sta provando a innovarlo con grande sacrificio, ma se posso dare un contributo dal basso, da un territorio come questo, con le sue peculiarità, devo dire che forse dobbiamo parlare prima di tutto ai giovani.
Parlare ai giovani significa dirgli: attenzione, noi non siamo solo un partito di governo. Viva Dio che siamo all'opposizione, Ellie, ci farà bene. Torniamo sulla terra. Perché tanto certe cose che non hanno funzionato anche nei confronti di questa terra, la responsabilità ce l'hanno anche i nostri governi, non è che ce l'ha soltanto Giorgia Meloni, ricordiamocelo. A questi giovani proviamo a raccontare che noi siamo il primo vero grande partito ecologista di questo paese. Perché la decarbonizzazione, la transizione giusta europea che questa trincea, questo laboratorio sta sperimentando e offre come buona pratica agli altri territori sensibili del nostro paese, l'hanno fatta le amministrazioni guidate dal PD, cara Ellie. Ce lo dimentichiamo. Siamo indotti a pensare che i nostri governi, quelli a cui abbiamo partecipato, hanno soltanto emesso dei decreti per salvare l'industria. In realtà, da un certo punto in poi, il Partito Democratico ha dato la virata su questa vicenda. Ha quasi, lo dico con simpatia, non con polemica, tolto terreno persino agli alleati in termini strategici che parlano di questi temi. E quindi ai giovani gli dobbiamo dire: restate qui, perché noi siamo quelli che hanno disegnato la decarbonizzazione. Che cos'è la decarbonizzazione? Uno si pensa che significhi spegnere gli altiforni dell'Ilva. Non è una cosa facile, ma non è neanche la cosa più importante. Decarbonizzare significa modificare un modello intero di sviluppo, di convivenza di un territorio in una direzione sostenibile, circolare, alternativa alla siderurgia. E ai giovani questo interessa, perché se la città cambia, cambia pelle, cambia immagine, diventa attrattiva, diventa sostenibile, si apre all'innovazione, si apre all'idrogeno, si apre ad altri elementi portanti anche dell'economia moderna, i giovani qui aprono start-up, ne stanno aprendo tante. Abbiamo un distretto di innovazione con più di 80 aziende giovani, Carelli. Abbiamo eccellenze che stanno investendo finalmente in settori altri dalla carpenteria pesante, dall'industria manifatturiera. Non perché bisogna demonizzare il progresso e l'industria, noi non siamo di nuovo il partito della decrescita felice. Attenzione, che la fatica è lì, è coniugare sempre nei confronti delle parti sociali, come dire, lo slancio verso un percorso innovativo con la salvaguardia dei numeri, dei salari, della vita delle persone. E questo lo diciamo noi, mica lo dicono gli altri. Gli altri la fanno facile, qualcuno dice giriamo una chiavetta e chiudiamo l'Ilva, qualcun altro la fa ancora più facile, dice va bene tutto come sta, come dice il ministro Fitto, altri 10 anni di carbone, alè, sacrifichiamo un'altra generazione di tarantini, senza creare sviluppo, senza mettere in sicurezza l'indotto locale. Perché noi dobbiamo parlare ai giovani? Perché noi possiamo, Francesco, essere convincenti con i giovani? Perché siamo quel partito lì. E quando diventiamo quel partito lì, io un mese fa mi sono quasi accapigliato al telefono con Ellie, perché poverina, nessuno gli aveva detto: Ellie, proprio oggi stanno combattendo una vera battaglia a Taranto per l'accordo di programma, forse evitiamo, no, un momento con i sindacati, perché dobbiamo prima chiarire alcuni termini di ingaggio. Se non glielo dicono, poverina, giustamente, con migliaia di cose che ha in agenda in Italia. Ma adesso dobbiamo decidere veramente chi siamo, non possiamo stare più su chi vive su certe vicende. Ora lei sta sicuramente compiendo, come dicevo, un grande sforzo per trovare la direzione su temi più grandi di noi. Qui, per esempio, l'immigrazione, che sta alimentando e sta animando il dibattito anche tra i primi cittadini Dem in queste ore, è meno sentita, perché abbiamo chiaramente una pressione Ellie inferiore, proporzionata insomma al PIL esistente, proporzionata a quello che viviamo. Però abbiamo altri problemi, cioè rispetto alle politiche industriali, energetiche, rispetto al rafforzamento dell'articolo 9, dell'articolo 41 della Costituzione, che va nella direzione, no, di un ambiente e di una salute umana che vanno finalmente prima delle ragioni dell'economia e del mercato. Beh, questo è il laboratorio che serviva al PD, questo è il punto da cui il PD può partire per mostrare quella sua nuova pelle a Roma e a Bruxelles, quando fa battaglie di grande respiro. E sono le battaglie che interessano i giovani. Guardate, l'altro giorno eravamo in Fiera del Levante, discutevamo di un protocollo che, ai sensi del PAES, no, del piano per la sostenibilità, che tutti i grandi comuni d'Europa stanno firmando. Abbiamo incontrato i ragazzi di Fridays for Futures. Non è che vengono lì e ti chiedono: sindaco, ma tu sei del PD, sindaco, che fai a Taranto, sindaco, che hai detto sul palco? Ti dicono: sindaco, noi abbiamo paura per il nostro futuro, cosa state facendo a Taranto perché quel futuro sia in sicurezza? Quindi se fino a ieri il problema, come illustrava Francesco, era: vado via per studiare qualcosa di migliore, vado via per guadagnare qualcosa di meglio,
Oggi c'è un altro problema per i giovani, bisogna dargli la tranquillità che qui ed ora possono spendere un pezzo della loro vita, indipendentemente dalla formazione, indipendentemente dal salario. Cioè il problema si è aggravato ed è un problema generazionale. E io credo che a Taranto lo sforzo in questi anni di stare attenti, di cogliere questi segnali e di creare le alternative e l'ecosistema confortevole per quei giovani lo stiamo facendo, in mezzo a mille difficoltà, perché ogni governo che arriva, Caraelli, ti resetta anni di lavoro e decine di tavoli istituzionali, ma siamo qui e non molliamo di un metro. E a te chiediamo, con questo impegno, con questo sudore, questa convinzione che ci stiamo mettendo, nonostante le nostre divisioni, nonostante a volte ci perdiamo in argomenti di piccolo cabotaggio, noi ti chiediamo di fare del PD questo partito, il partito del coraggio, il partito dei giovani, il partito dell'ecologia, il partito che dà un nuovo stile al paese. Non è la ricerca dell'equilibrio su un posto di lavoro soltanto, o la ricerca dell'equilibrio con le regole esistenti, che ci salverà. Dobbiamo stravolgere quelle regole, e le regole, le priorità in questo paese le può riscrivere solo il PD, per quello che ha dimostrato nel tempo e per quello che egli ci ha raccontato che vuole fare. Quindi a lei io faccio un grande in bocca al lupo, la ringrazio per essere venuta a Taranto. Qualche anno fa il PD aveva difficoltà a riempire le piazze di questa città, aveva una grande responsabilità, aveva difficoltà a mostrare i suoi simboli, i suoi contrassegni. Egli, ripulisci il linguaggio come stai facendo, con coraggio, fregatene di tutto e di tutti. Bravo. Perché poi ci sono luoghi come questi che le cose le fanno e le piazze le riempiono, e credo che questo sia il segnale dei tempi che ci aspettano. Grazie. E adesso la parola ad una persona speciale che qui a Taranto per la seconda volta, la prima da quando è segretaria. Ricordiamo tutti quel pomeriggio trascorso insieme qui al Rione Tamburi prima del congresso. Compagne e compagni, è un onore per me presentare qui a Taranto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Buonasera Taranto, ben trovata, grazie di questa bella partecipazione, grazie al PD di Taranto, grazie naturalmente a Rinaldo. Era un po' di tempo che ci tenevo a programmare questa visita, a venire a trovarvi, a venire a trovarti, Rinaldo, per portarti con grande convinzione un messaggio prima di tutti gli altri. Il Partito Democratico Nazionale, la Comunità Democratica, sono al tuo e al vostro fianco con grande convinzione sulla città, su quello che state immaginando per migliorare il futuro e sul progetto di decarbonizzazione di Ilva che questo territorio aspetta da troppo tempo. Su ex Ilva tante cose abbiamo sentito e visto, hai ragione a rimarcare che non è responsabilità soltanto dell'ultimo governo arrivato, e questo impone una riflessione, un'autocritica proprio sulla base delle cose che dicevi. Certamente sì, ma è altrettanto vero che siamo molto preoccupati da quello che questo governo sta facendo nel momento in cui sceglie di tagliare 16 miliardi di euro dal PNRR, e tra quei 16 miliardi tagliano anche il miliardo destinato alla decarbonizzazione, che rischia di mettere a repentaglio proprio il progetto di decarbonizzazione. Non ci fidiamo del fatto che dicano vi metteremo quelle risorse con altre fonti di finanziamento. Guardate, è una fregatura, è un gioco delle tre carte. Perché quelle fonti di finanziamento, in particolare i fondi strutturali europei e il Fondo di Sviluppo e Coesione, l'FSC, comunque li aspettavano le regioni e i comuni. Quindi se tu li prendi per rimetterli dove li hai tolti dal PNRR, stai comunque sottraendo risorse a progetti fondamentali per la città. Anche perché sappiamo che non basta un miliardo per l'ambizioso progetto di decarbonizzazione. Servirebbero almeno 5, e allora vuol dire averne uno in meno per la strada difficile che ci aspetta e che faremo con grande convinzione al tuo fianco. Lo faremo perché hai ragione, caro Rinaldo.
Serve più coraggio da parte del centro-sinistra e del Partito Democratico su questi temi. Siamo qui per questo. Serve più coraggio. Perché è una discussione non semplice. Lo è con lavoratrici e lavoratori, con sindacati e rappresentanze, con le categorie economiche. Ma è una strada che è irrimandabile. E lo è perché noi abbiamo il dovere, se facciamo politica, di provare a sottrarre le persone dal ricatto tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute e il diritto a vivere in un ambiente sano, perché questa città e molte altre in Italia hanno già pagato un prezzo troppo alto. E la politica, come missione più alta, ha proprio quella di provare invece a guidare queste trasformazioni, perché se non lo fa, non ci dobbiamo illudere che le trasformazioni non avvengano comunque, stanno già avvenendo e, come abbiamo visto qua, fanno male, fanno vittime. E questa è come se la politica disertasse il suo ruolo, e invece la politica è proprio quello strumento che dovrebbe mettere tutti gli interlocutori al tavolo a fare la propria parte per fare un passo avanti per le nostre comunità. Io capisco quello che dici, caro sindaco, quando parli della paura di futuro che vediamo negli occhi delle giovani generazioni. La incontriamo tutti i giorni, è a loro che dobbiamo il nostro impegno. È a loro che è dedicato questo piano che in Italia siamo riusciti a chiamare con una fredda sigla, il PNRR. È difficile da dire, ma nel titolo originario si chiama Next Generation EU e lo chiarisce da principio che è un piano che guarda le sfide cruciali per il futuro e per le prossime generazioni. Vuol dire capire che noi dobbiamo ritrovare un equilibrio con il pianeta, perché è l'unico che abbiamo e non ce l'abbiamo in proprietà, ma ce l'abbiamo in prestito e lo dovremo restituire a chi viene dopo di noi. E non possiamo restituirglielo non vivibile, non abitabile, non respirabile. Lo dobbiamo fare anche sulle altre grandi trasformazioni, quella digitale e tecnologica. Come facciamo ad accettare che esistano oggi lavori che 10 anni fa non esistevano e che oggi non hanno diritto come rider all'assicurazione, alla malattia, alle ferie, sono sfruttati a cottimo per pochi euro a consegna? Come facciamo a tornare credibili agli occhi di quei lavoratori e di quelle lavoratrici se non mettiamo al centro dell'impegno del Partito Democratico la scrittura delle nuove tutele del lavoro che è cambiato? Io ho l'onore di essere una di quelle che hanno ereditato le lotte sindacali della generazione precedente e quella ancora prima, perché io sono del 1985, non c'ero, ma ricordo il valore di quella lotta che ha portato all'avanzamento materiale delle condizioni di lavoro, ha portato allo Statuto dei lavoratori del 1970, ma sono passati 53 anni e il lavoro è cambiato e noi dobbiamo riuscire a scrivere le nuove regole che tutelano il nuovo lavoro, altrimenti rimarremo un passo indietro a danno di tutti. Così come dobbiamo essere quelli, caro sindaco, e lo stiamo facendo fortunatamente con la capacità anche di aver unito le altre forze di opposizione, una grande battaglia sul salario minimo in questo paese, perché è una legge di civiltà, perché è assurdo che ci siano 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri. Ne incontro molti in questi giorni in giro per tutta l'Italia. Ne ho incontrati alcuni all'aeroporto, proprio l'altro ieri, che ci dicevano: andate avanti, perché prendiamo 5,16 euro all'ora e dobbiamo fare 3 lavori per campare. Che vita è? Che prospettiva di futuro hai? Poi ci stupiamo della crisi della natalità e non capiamo quanto sia dovuta alla precarietà che colpisce soprattutto le donne, soprattutto i giovani, soprattutto al sud di questo paese. È lì che dobbiamo riscattare il futuro anche di questa terra. Costruire opportunità di lavoro di qualità e di buona impresa attraverso un nuovo e diverso paradigma di sviluppo, perché quello che c'è stato in questi decenni si è rivelato del tutto insostenibile dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. Hai ragione, Rinaldo, non può esserci nulla che viene prima di quel diritto al futuro, di quel diritto alla salute, di quel diritto all'ambiente. Dobbiamo riuscire a costruire un paradigma nuovo e l'Europa ci aiuta in questo. E a me viene il dubbio che se stanno rischiando di fallire sugli investimenti del PNRR è perché questa destra, in fondo, non condivide questi obiettivi. E io li ho visti e li sentite tutti i giorni. Alcuni ministri fare battute da negazionisti dei cambiamenti climatici, ma è facile fare i negazionisti al fresco del proprio condizionatore se non ti rendi conto dei 3 milioni di poveri energetici che il condizionatore non se lo possono permettere in Italia.
perché non hanno sufficienti risorse per scaldarsi in inverno e per rinfrescarsi d'estate. No, si parla tanto di sicurezza e non si parla mai della sicurezza delle nostre comunità, che si declina anche nel togliere la paura anche alle persone anziane di uscire di casa nei giorni più caldi dell'anno e anche di un'estate come questa. Quella sì, è un'altra paura. Paura di futuro, ma ci sono città che hanno avuto il coraggio di ridisegnarsi e mettersi in discussione facendosi attraversare da 30 corridoi di alberi. L'hanno fatto il Medellin in Colombia. Questo ha abbassato di 2 gradi la temperatura della città. Si può fare. È diventata una comunità più sicura per i suoi abitanti. Serve tanta creatività, serve il coraggio che diceva prima Rinaldo. E certo, significa anche per noi fare un grande salto culturale, provare a tenere insieme queste battaglie. E io lo dico da laica, sono molto felice che Papa Francesco stia lavorando alla seconda parte dell'enciclica Laudato Si, perché quell'enciclica dice una cosa che è una grande innovazione culturale di cui la politica ha tanto bisogno, cioè che dobbiamo ascoltare insieme il grido della terra e il grido dei poveri. Ma perché è lo stesso grido? Perché chi è oggi più colpito dalle conseguenze dell'emergenza climatica? Lo sapete bene voi, anche qui a Taranto. Chi non può decidere dove vivere, dove lavorare, che aria respirare mentre lavora, le fasce più povere e già più impoverite dalle crisi precedenti, quella economico-finanziaria, quella pandemica, oggi la guerra, quella crisi energetica. Sono quelli che promettevano nei video di abbattere le accise e con il loro governo sono aumentati i costi della benzina, in mezzo all'autostrada sono arrivati a 2,50, ma chi vogliono prendere in giro? Non hanno messo in campo una misura, salvo che la loro propaganda, per aiutare le famiglie che vedono eroso il loro potere d'acquisto ogni giorno. Fanno le battute sul fatto che mangiano meglio i poveri dei ricchi, come se vivessero in un altro pianeta, e non si rendono conto che nelle nostre città la pasta costa il 25% in più, che i bambini e le bambine stanno andando a scuola con le matite che costano il 40% in più, i quaderni che costano il 70% in più. Di questo dobbiamo parlare, questo dobbiamo mettere al centro. Perché fa tanta differenza anche se noi rimettiamo al centro un grande investimento sui servizi pubblici fondamentali che il governo di Giorgia Meloni sta tagliando, non si chiama in un altro modo. E noi come Partito Democratico difenderemo la sanità pubblica universalistica, quella che non ti guarda il portafoglio per decidere come ti può curare, perché è stata immaginata da grandi personalità come Tina Anselmi proprio per curare i poveri che da soli non ce la fanno, che non hanno quel portafoglio che permette di saltare le liste d'attesa che sono diventate talmente lunghe che ci sono persone costrette a sperare soltanto che la propria malattia corra meno veloce di quanto si sta allungando una lista d'attesa. Mi ha scritto una donna l'altro giorno, la cui madre è malata oncologica e cardiologica. Le hanno fissato un appuntamento nel 2026. Nel 2026, siamo nel 2023, non è accettabile. Noi ci batteremo in queste settimane perché nella prossima manovra si mettano le risorse che servono nella sanità pubblica universalistica. Chiediamo a tutte le altre forze di opposizione di fare insieme questa battaglia, di togliere il tetto al personale che fa mancare i medici infermieri nei reparti, di riuscire anche a fare un grande investimento sulla salute mentale, perché ce la stanno chiedendo le ragazze e i ragazzi dopo gli anni della pandemia, con un disagio che è crescente. E lo voglio dire con nettezza, la repressione non basta. Se non c'è accanto un grande lavoro di prevenzione, un grande investimento culturale, di educazione alle differenze, un grande investimento che passa anche dal finanziare i servizi sociali dei comuni, su cui questo governo non ha messo un euro, salvo poi farli arrivare addosso tutta la disperazione di chi ha perso il reddito di cittadinanza con un brutale SMS da un giorno all'altro. Io non so che cosa abbiano, caro sindaco, a questo governo contro i comuni di questo paese. Ma è impressionante, perché nella prima manovra che hanno fatto l'anno scorso non hanno messo un euro sugli enti locali. E voi sapete cosa vuol dire? Che vuol dire non avere i soldi per far funzionare il trasporto pubblico locale, vuol dire non avere i soldi per pagare le educatrici, gli educatori, gli insegnanti nelle scuole per l'infanzia e nei nidi, vuol dire riuscire a far mancare i servizi alle persone senza nemmeno dichiararlo. Questo sono. Hanno fatto un sacco di scelte ideologiche in quest'anno, approvando soprattutto nuovi reati, ideologici, ma i nuovi reati non portano il pane nelle case dove manca il pane. Servono le risorse ai nostri comuni, servono naturalmente anche, serve non lasciarli soli, sull'accoglienza. Lo avete visto quello che sta accadendo anche in questi giorni di nuovo nel dramma di Lampedusa. Ma vorrei che facessimo insieme una grande operazione verità.
La responsabilità sulla prima accoglienza non è dei comuni, è del governo nazionale, che ci deve mettere le risorse e una regia nazionale sull'accoglienza diffusa, che loro hanno sempre combattuto, ma che è l'unico modello di accoglienza che fa veramente inclusione sociale, che coinvolge i sindaci e le comunità locali, che prevede la trasparenza sulla rendicontazione dei fondi. E per essere coerenti fino in fondo, bisogna pur dire che in questi anni c'eravamo noi del Partito Democratico a fare la battaglia ai tavoli europei per chiedere che ciascun paese d'Europa si prendesse carico della propria responsabilità sull'accoglienza di chi arriva, perché chi entra in Italia entra in Europa, e a meno che Giorgia Meloni non pensi davvero di poter sigillare un mare con le mani, il punto è che bisogna lottare per una redistribuzione delle responsabilità tra tutti i paesi europei, ed è una battaglia che la destra non ha mai fatto, non l'ha mai fatta. Perché i loro alleati europei, attenzione, sono proprio quelli che sbattono le porte in faccia alla solidarietà all'Italia. Sono gli ungheresi, sono i polacchi, sono quelli che contro l'Italia costruiscono dei muri. E allora lì lo spazio per noi è quello di fare una grande battaglia che dica una cosa semplice, che Giorgia Meloni non ha il coraggio di dire quando l'altro giorno va a fare gli applausi ad Orban per le sue misure sulle famiglie. Ricordiamo che l'occupazione femminile vede l'Ungheria quart'ultima in Europa, no? Perché a meno che la prima presidente del Consiglio donna non vuole finire a guidare un partito che pensa che la donna debba essere relegata a welfare vivente, perché il dubbio ti verrebbe, siccome hanno anche tolto i fondi per i nidi e per le scuole per l'infanzia, li hanno abbassati in questi anni, ecco, mi verrebbe da dire che forse c'è una cosa che dovrebbe dire a Orban. Dovrebbe dirgli che non si possono volere i benefici di far parte dell'Unione Europea come i fondi strutturali se non ti carichi anche le responsabilità che ne derivano dal far parte di un'Unione. E questo, guarda caso, non glielo dice mai. Come bisogna dire che servono vie legali e sicure per l'accesso a tutti i paesi europei, altrimenti l'Italia e pochi altri paesi continueranno a essere l'unico punto d'accesso su rotte pericolosissime, sostanzialmente lasciate ai trafficanti di esseri umani. Vie legali e sicure alternative servono. È una grande missione, certo, ma una missione che faccia leva anche sul valore del lavoro che fanno la Marina, la Guardia Costiera, che conoscono il diritto del mare e sanno che quando qualcuno sta affondando non c'è decreto Meloni che tenga. Io non lo chiamo cutro perché serve più rispetto per quei morti, intendiamoci. E che non è l'idea, guardate, siamo nella regione della Caterirades. Non facciamo l'errore di pensare di poter chiedere alla Marina, alla Guardia Costiera di fare ciò che è il contrario del loro lavoro, della loro missione. La vera missione da chiedere all'Europa è una Mare Nostrum europea di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, a cui contribuiscano tutti i paesi europei, per non lasciare sola l'Italia, per non lasciare sola Lampedusa, per smettersela di far la guerra alle ONG che hanno in questi anni solo sopperito alla mancanza di una missione istituzionale in cui ogni governo a Bruxelles si prendesse una responsabilità. Perché non abbiamo fatto l'Europa per fare i muri, l'abbiamo fatta per mettere al centro una prospettiva che migliorasse la condizione di vita delle persone. E io sono contenta che finalmente gli investimenti del PNRR possano permetterci questo se il governo non fallisce. Perché alla fine dei conti, caro sindaco, ne discutevamo stamattina a Bari, quel PNRR come grande obiettivo ha di ridurre le diseguaglianze, a partire dalle diseguaglianze territoriali che il sud di questo paese ha già pagato troppo. E lo diciamo a rimarcare la nostra ferma contrarietà alla orrida proposta di riforma sull'autonomia differenziata del ministro Calderoli, che vuole spaccare ulteriormente il paese, quando questo paese ha bisogno, nelle sue ferite, di essere ricucito profondamente. Ha bisogno di essere ricucito, ha bisogno di vedere prospettive di futuro, e questo lo si può fare soltanto con sindaci coraggiosi, con una comunità attorno che lavorano in una direzione, nel dialogo aperto ma franco con le categorie economiche e sociali. Questa è l'unica strada. Non possiamo fare un passo indietro sull'ambizione di questo progetto e di questi obiettivi, caro sindaco. Ne va della credibilità verso le prossime generazioni, che lo sanno bene che non abbiamo alternative da questo punto di vista. Perché? Perché davvero, pianeta ce n'è soltanto uno, lo dicono le mobilitazioni delle giovani generazioni sul clima, è vero, ma pianeta e sociale sono due obiettivi che dobbiamo tenere insieme, lavoro di qualità e nuova impresa. Pensate al potenziale dell'energia pulita e rinnovabile. Ha ragione il sindaco, abbiamo bisogno di politiche industriali. Il Partito Democratico da qualche mese ha avviato un confronto con tutte le categorie economiche, professionali, con i sindacati,
per mettere al centro le politiche industriali che servono a questo paese, per stare a testa alta dentro la transizione ecologica. Non si fa da sola, si fa con politiche pubbliche che l'accompagnano, si fa con le risorse che servono, si fa con le risorse per la transizione giusta. Certo, perché non deve lasciare indietro nessuno, tantomeno lavoratrici e lavoratori che sono spaventati, ma bisogna che li prendiamo per mano e li accompagniamo, dove serve, anche con la formazione, le competenze, i saperi, altrimenti la conversione ecologica non si potrà fare. Serve un grande investimento nell'istruzione, nella formazione anche professionale. Non vediamo questa visione nel governo, anzi, abbiamo visto un accanimento verso il sud. Guardate la scelta che è stata fatta sulle zone economiche speciali, un'inutile centralizzazione ulteriore, quando invece c'è bisogno di ascoltare i territori, perché sanno che cosa serve per creare lavoro nelle città. E dove si lavora bene, come in Regione Puglia, che è arrivata alle vette per l'efficienza con cui spende i fondi europei, si possono creare, grazie a quelle risorse, delle opportunità concrete. Perché alla fine è un governo che da anni, anni ci racconta, quelle forze lì che oggi sono al governo ci raccontano da anni che il problema dell'Italia è l'immigrazione, non hanno visto l'emigrazione di tanti giovani formati bene in questo paese che, coi contratti così precari e coi salari così bassi, sono spesso costretti ad andare altrove a portare le proprie competenze. È lì che dobbiamo invece invertire quella rotta e dare una possibilità di sviluppo qui. E quindi io davvero sono felice di tornare a trovarvi. Noi saremo al vostro fianco. Anche quando non siamo fisicamente qui, cercateci. Io voglio ringraziare non solo il Partito Democratico locale, ma anche i nostri parlamentari, vedo Ubaldo Pagano, per il grande lavoro che stanno facendo in Parlamento a difesa di questa battaglia. Ci dovrebbe essere il nostro segretario regionale. Io davvero voglio ringraziare, perché hai ragione, è il partito che a un certo punto qui ha deciso di mandare un segnale anche al nazionale. Il coraggio di questa amministrazione e il coraggio di Regione Puglia a dire le cose come stanno, che è faticoso, ma è una strada che dobbiamo percorrere insieme. Ecco, io sono finalmente qui a dirvi che questo lavoro siamo qui per farlo insieme. Il Partito Democratico Nazionale è al vostro fianco su questi obiettivi. Aiutateci anche voi. In queste prossime settimane ci mobiliteremo, e l'abbiamo detto, scenderemo di nuovo in piazza sulle priorità per il Paese, a partire dalla sanità pubblica e dalla scuola pubblica, perché è la prima grande leva di emancipazione sociale delle persone. E bisogna allungare il tempo pieno dove manca, bisogna pagare meglio gli insegnanti, bisogna riuscire ad esempio a rendere gratuito per davvero l'accesso all'istruzione, soprattutto delle fasce economiche più deboli. Bisogna fare un grande investimento sui nidi, anche al sud. Perché? Perché non possiamo nasconderci che il carico di cura nelle famiglie grava soprattutto sulle spalle delle donne, e questo le frena dal punto di vista occupazionale e imprenditoriale, ed è un danno per tutta l'economia. E invece investire nei nidi, investire nelle infrastrutture sociali rivolte alle persone anziane, alle persone con disabilità, vuol dire dare lavoro di qualità in quei servizi e al contempo liberare il tempo di tante, troppe donne che in assenza di quei servizi rinunciano a lavorare. Questa è la strada, e me l'aspetto dalla prima presidente del Consiglio donna di questo paese, perché non ce ne facciamo granché di una premier donna se non si batte per migliorare la vita di tutte le altre donne di questo paese. Anziché tagliare opzione donna, anziché ridurre i fondi per i nidi, anziché fare quello che io ho proposto a Giorgia Meloni quando l'ho vista la prima volta in Parlamento, e cioè approvare un congedo paritario pienamente retribuito di almeno 3 mesi per entrambi i genitori, che non sia trasferibile tra di loro. Questo è il supporto alle famiglie, per davvero, non nei loro slogan. E che alla fine dei conti, se c'è un partito che si è battuto per sostenere le famiglie, è il Partito Democratico, che ha poi portato anche all'approvazione dell'assegno unico familiare, un vero strumento che sostiene chi fa i figli. Ricordiamolo, perché questo governo ogni cosa che non è sua cerca di smantellarla e metterci una bandiera ideologica sopra. Guardate cosa hanno fatto in questo anno di governo. Ecco, allora io vi dico, teniamo gli occhi aperti, le sfide sono tante: la sanità, la scuola, il lavoro, su cui il decreto che hanno approvato il 1° maggio con una grande provocazione è un decreto che aumenta la precarietà, perché estende i contratti a termine. Ma se tu hai un contratto di 1 mese e non sai se ce l'avrai il giorno dopo, ma come fai a costruirti un futuro dignitoso? Ma come si fa a non capire che questo è il punto che tiene tanto a freno le prospettive, le speranze dei giovani di questo paese? E certo, noi chiederemo a loro anzitutto di dirci quali sono i bisogni, e poi di venirci a dare una mano.
e lo dico anche a voi che siete in tanti qua, noi abbiamo bisogno del vostro contributo, di idee, di competenze. Iscrivetevi al Partito Democratico. È una comunità larga, certo plurale, ma io sono orgogliosa di poter dire che questo è un partito non personale e non familiare, perché questi non fanno bene all'Italia. Non ci spaventa la discussione interna, è sana, è democrazia. Non mi fido dei partiti in cui non vola una mosca, ma vi chiedo pure, anche nelle nostre discussioni, che non mancano anche qua, vogliamoci più bene tra di noi, ascoltiamoci e rispettiamoci di più tra di noi e soprattutto, una volta discusso, usciamo da quella discussione uniti e compatti, sostenendoci a vicenda e sostenendo il progetto di decarbonizzazione per questa città che il sindaco sta guidando con tanta determinazione. Vi ho detto, PNRR, autonomia, la questione del lavoro, la questione della salute, la questione della scuola. Abbiamo fatto una battaglia quest'estate e arriveremo a ottobre con un grande piano nazionale sulla casa, che è un altro diritto fondamentale di cui la sinistra ha smesso di parlare. Invece dobbiamo, perché gli studentesse, le studentesse e gli studenti hanno ragione a protestare con i rincari che hanno visto degli affitti del 30%. Ma voglio dire, se tu mini il loro diritto alla casa, stai minando il loro diritto allo studio, che è un diritto costituzionale. E allora vuol dire mettere in campo risorse che possano non solo sostenere le famiglie con l'affitto. Voi sapete che Giorgia Meloni nella sua prima manovra ha cancellato 330 milioni di fondo per l'affitto. Noi chiediamo non solo di reinserirli, ma di triplicarli, perché abbiamo visto da amministratori regionali e locali quanto quelle risorse siano fondamentali per sostenere le famiglie che stanno scivolando verso la povertà. E poi accanto a queste, dicevamo, il clima, le comunità energetiche, gli investimenti nell'energia pulita e rinnovabile. Questa terra ha un grande potenziale su questo e c'è un pezzo dell'impresa di questo paese e dell'industria, Confindustria Elettrica, Elettricità Futura, che chiede di essere messa in condizione di investire 330 miliardi da qui al 2030 proprio per costruire nuova potenza di energia rinnovabile. Ci renderebbe più liberi, più indipendenti, aiuterebbe a ridurre le bollette, ne abbiamo tanto bisogno, ma aiuterebbe a ridurre anche le emissioni che non solo stanno distruggendo il pianeta, ma fanno male anche alla nostra salute. Allora capite come possiamo tenere insieme queste grandi sfide in un unico sogno di società. E la sinistra, se smette di sognare, è persa. E noi dobbiamo riaccendere quella speranza di futuro. Siamo qui per questo e per farlo insieme a voi. Grazie a tutti e a tutti. Viva Taranto, viva la Puglia, viva il Partito Democratico e grazie a Rinaldo Melucci. Siamo con te. Lo so, io ci stavo provando. A proposito di personalismi, io che sposo appieno il concetto di un partito che si sottragga ai personalismi, ho fatto un passo indietro e ho dato la maglietta a Elli, la maglietta della festa dell'unità di Taranto e della provincia, che assieme a tutte le fragilità racconta di quanto le donne siano in questo, all'interno di tutto quello che accade, forse le più penalizzate, anzi sicuramente le più penalizzate. Grazie. Perché parliamo anche della tutela e della violenza contro le donne. Voglio ringraziare Anna per il suo lavoro, per il suo coraggio. Non è mai facile, diamole una mano, stiamole accanto, ringrazio naturalmente tutti i segretari, gli amministratori e le amministratrici presenti e naturalmente ringrazio anch'io di cuore le volontarie e i volontari che sono l'essenza stessa della nostra comunità. Grazie. Ecco i volontari, capito?